Così Elio e le storie tese si sono sciolte, o meglio non si sono sciolte ma si scioglieranno. Dopo il concerto definitivo andranno a Sanremo e poi andranno in tour. Dopo 37 anni un tour d'addio lungo un anno. Una scelta perfettamente coerente in realtà, beffarda, contraddittoria e spiazzante, come tutta la carriera di quello che Ernesto Assante ha definito con iperbole nemmen tanto eccessiva la miglior band italiana di sempre. Una scelta coerente perché dietro la burla apparente c'è la serietà della promessa mantenuta. Come in tutta la carriera di Elio e le storie tese, dietro l'ironia, da quella più scollacciata, pensiamo al titolo in singalese del primo disco e al suo significato irriferibile, fino alle più raffinate citazioni classiche nascoste negli spartiti, fino alla satira politica magnifica delle parodie spesso realizzate nelle trasmissioni televisive di Serena Dandini, nella loro opera c'è sempre stato un sostrato serissimo di preparazione accademica, di profonda cultura musicale, di onesta e ardita sperimentazione. Ma proprio l'ironia ha consentito ad Elio e le storie tese di dichiarare in diretta nazionale i legami di Giulio Andreotti con la mafia, scatenando la goffa censura di Vincenzo Modica in un'edizione del concertone del primo maggio di tanti, tanti anni fa. E l'ironia che ha consentito loro di far cantare a tutta Italia una canzone che aveva versi come "Viva il crogiuolo" di Pinze nel testo. L'ironia è quella che consente ad Elio di partecipare ad X Factor rimanendo coerente, senza subire le accuse che artisti che si sono sempre presi molto sul serio come Manuel Agnelli hanno comprensibilmente attirato. Chiaramente è impossibile in pochi minuti riassumere quasi 40 anni di delirio musicale, di capolavori goliardici e vette satiriche. Vorremmo solo ricordare alcune imprese degli Eli, le prime che ci vengono in mente, come quella di far cantare a James Taylor versi in inglese macaronico, improvvisare con Carlos Santana in diretta Rai, far cantare al cantante dei Nomadi una parodia di Guccini e a Max Gazzè una parodia di se stesso, dire la più puerile delle parolacce a Sanremo cantando un'aria di Rossini, comporre canzoni sui temi più svariati, dalla milza all'aborto, al bondage, all'inferno, alle feste delle medie, agli escrementi dei cani, su qualsiasi tema goliardico, tutto omaggiando sempre i maestri, da Frank Zappa agli Schiantos, agli Area, mantenendo un livello di tecnica musicale altissimo e sempre in costante superamento dei propri limiti. Grazie dunque, Elio e le storie tese, non diverete mai Matusa e scomparirete in volo in un tripudio di micette.